Oggi voglio proporvi un meraviglioso e soffice pan brioche per la colazione, a base di zucca frullata aggiunta a crudo e latte di mandorla nell'impasto. Croccante in superficie grazie alle mandorle di cui è ricco e una nuvola soffice dentro. Sarà una coccola meravigliosa al mattino a colazione o a merenda il pomeriggio. E allora, prepariamole insieme. La mattina iniziate a preparare il lievitino con tutto il latte e 250 g di farina manitoba già precedentemente setacciata. Aggiungete anche il lievito e mescolate con un mestolo di legno. Una volta amalgamate tutti gli ingredienti, utilizzate una spatola, quindi coprite e fate lievitare a temperatura ambiente per circa 50 minuti. Nel frattempo, in un mixer disponete la zucca cruda tagliata a cubetti, frullate a più riprese fino ad ottenere una consistenza omogenea seppur granulosa. Trascorso il tempo di riposo, versate nella ciotola della planetaria con gancio spirale il lievitino, quindi il burro già morbido, e unite anche la scorza grattugiata dell'arancia non trattata. Incorporate anche l'uovo e 2-3 cucchiaini di zucchero. Azionate la planetaria e lavorate a velocità media per pochi minuti. Aggiungete l'aroma all'arancia, ma è assolutamente facoltativo, e incorporate poco alla volta la farina precedentemente setacciata, tenendone circa 50 g da parte. Alternate porzioni di farina con la zucca frullata e con lo zucchero e fate questo per 3 volte fino all'esaurimento degli ingredienti. Lavorate sempre a velocità media fino a quando l'impasto non risulterà incordato. Trasferite l'impasto su un piano di lavoro utilizzando la rimanente farina all'occorrenza. Effettuate un primo giro di piega a 3. Disponete il panetto ottenuto all'interno della sua stessa ciotola precedentemente infarinata e fate riposare a temperatura ambiente per circa 30 minuti. Trascorso questo tempo, infarinate nuovamente il piano di lavoro e lasciate scivolare l'impasto senza forzarlo. Ed effettuate quindi un altro giro di pieghe a 3. Rimettete nella sua ciotola precedentemente infarinata e fate riposare altri 30 minuti. Trascorso questo tempo, lasciate scivolare nuovamente l'impasto sul piano di lavoro e con l'aiuto di un tarocco dividetelo in 4 parti. Ripiegate ogni porzione su se stessa, quindi pirlate per conferire rotondità all'impasto. Procedete ad effettuare questa operazione anche per gli altri 3 panetti rimanenti. Disponete i panetti all'interno di uno stampo per pane rivestito precedentemente con carta da forno, coprite e lasciate lievitare per 3 ore all'interno del forno spento con luce accesa. La lievitazione sarà corretta quando raggiungerà i bordi dello stampo. Se dopo 3 ore non avrà ancora raggiunto i bordi dello stampo, abbiate pazienza e aspettate fino a quando non avverrà.
Una volta lievitato, spennellate la superficie con poco latte di mandorla e guarnite con mandorle a lamelle. Aggiungete anche la granella di zucchero, ma sarà assolutamente facoltativa. Mettete in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Lasciate intiepidire qualche minuto prima di toglierlo dallo stampo. E voilà, il vostro pan di zucca e mandorle è pronto per essere gustato. Sofficissimo, profumato e delicato. Il suo sapore neutro permetterà anche di essere accompagnato con confetture di marmellata fatte in casa. Ma anche così al naturale sarà davvero fantastico. Buon appetito dalla cucina di Fefè.